Daniele Nava, consigliere regionale di Alternativa Popolare e neo coordinatore lombardo per Energie per l'Italia. Perché ha scelto di stare dalla parte opposta di Alfano in Sicilia? Ma veramente noi non abbiamo scelto di stare dalla parte opposta di Alfano, noi abbiamo scelto di rimanere coerenti con quello che abbiamo sempre ritenuto giusto, cioè una collocazione nel centrodestra senza se e senza ma, in Lombardia come nel resto d'Italia. E se abbiamo potuto digerire il fatto che la nostra forza politica, Alternativa Popolare, ha sostenuto un governo di larghe intese, tra virgolette, per alcuni mesi, alcuni anni, oggi non possiamo più sostenere il fatto che questa forza politica vada alle prossime elezioni regionali, vedi la Sicilia, e politiche insieme a chi è alternativo e antitetico a noi nei valori, cioè alla sinistra. In Energia per l'Italia c'è anche il suo collega Piazza, potrebbe seguirvi altre persone? Ma come ha detto Stefano Parisi, io credo che questa esperienza che sta nascendo e che si sta radicando è un'esperienza aperta a tutte quelle sensibilità che arrivano dal centrodestra e che non vogliono andare a sinistra ma vogliono stare in una coalizione per il governo della Lombardia e per il governo d'Italia, e quindi benvenuti a tutti quanti, la pensano come noi. Credo che lo spazio di azione elettorale e di attrazione di questa nuova esperienza sia sicuramente ampio e cercheremo di renderla appetibile. La collocazione cos'è che non vi è andato in questi anni della politica romana del partito? Ma diciamo che la politica romana è sempre qualcosa, indipendentemente dallo schieramento, di molto distante da quella lombarda. Il problema è che la Lombardia è il motore d'Italia e la politica romana non può prescindere da quella lombarda e non può non tener conto delle sensibilità della Lombardia. Le sensibilità della Lombardia, dell'area popolare, liberale riformista, sono sensibilità che stanno naturalmente nel centrodestra senza tentennamenti, e quindi questa divisione non crea poi confusione nel vostro elettorato? Non temete di perdere ulteriori voti? Io credo che tutti gli amici lombardi che arrivano dalla nostra esperienza alla fine la pensino come noi. Si tratta di trovare il modo per tornare ad essere tutti insieme nel centrodestra.